passo avanti c'è stato, se non altro rispetto all'impasse in cui ieri pomeriggio Sala d'Ercole sembrava ripiombata. Sull'articolo 7 del disegno di legge, dedicato cioè alle città metropolitane, il governo Crocetta aveva presentato una sua riscrittura, che però la conferenza dei capigruppo ha bollato come inammissibile, dunque di nuovo seduta sospesa e febbrile giro di incontri, finché il governatore non ha chiuso l'intesa con Nuovo Centrodestra e Movimento 5 Stelle. In aula in serata è così passato l'emendamento che di fatto recupera le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, riportandole però al perimetro delle aree metropolitane previste dal decreto regionale del 95, il che permette da un lato di superare uno dei nodi cruciali del percorso del disegno di legge all'ARS, dall'altro però rappresenta uno stravolgimento del concetto di città metropolitane così come originariamente previsto nel progetto di riforma. I sindaci delle tre città metropolitane, ad esempio, non godranno di quei poteri speciali che il governo Crocetta aveva previsto e i comuni limitrofi manterranno i loro primi cittadini. A Villa Trabbia sopralluoghi e grida d'allarme non sono certo nuovi. Quello che è uno dei parchi urbani più grandi e frequentati della città, luogo di ritrovo per grandi e piccoli, anche sede di manifestazioni, è stato spesso in realtà al centro dell'attenzione, a volte per le denunce dei cittadini, altre volte per l'abbandono o la mancata manutenzione del giardino e delle statue, altre volte ancora per la vigilanza. E del resto basta un colpo d'occhio per rendersi conto che lo stato di conservazione della villa è ben lontano da come dovrebbe essere. Adesso però scattano anche i sigilli, quelli disposti dal giudice per le indagini preliminari che ha ordinato il sequestro di alcuni manufatti del parco a causa dello stato di degrado riscontrato dai tecnici e documentato nella relazione della Polizia Municipale. Così come è accaduto di recente in corso Vittorio Emanuele, insomma, si cerca di prevenire il peggio, che sarebbe poi il rischio di crolli e dunque di pericolo per l'incolumità pubblica. A destare maggiore preoccupazione è lo stato in cui versa il ponte sulla via Mattarella, attraversato ogni giorno dai frequentatori del parco. Anche l'amministrazione comunale corre ai ripari, il sindaco Orlando ha dato il via ad un'indagine interna. Villa Trabbia nei mesi scorsi era stata protagonista di un'operazione di maxi bonifica e proprio in quell'occasione, dice il sindaco, era venuto alla luce lo stato effettivo di degrado di alcuni manufatti. Ora però, aggiunge Orlando, bisogna accertare tutte le responsabilità interne ed esterne alla macchina comunale. Green economy ed energie rinnovabili, un tema tanto discusso ma raramente messo in pratica. La Fondazione Gianni Chianetta e la Regione Siciliana hanno riunito importanti esperti in materia per dar vita a un convegno volto a sensibilizzare e incrementare il know-how di tutti gli imprenditori. Attenti al web, direbbe qualcuno, ma quella che potrebbe essere una battuta comune oggi è realtà. Sono numerosi i casi di cyberbullismo e di truffe realizzate attraverso la rete. Per questo la Polizia Postale sensibilizza tutti i giovani ad avere un comportamento prudente nei confronti di Internet, mezzo straordinario ma ricco di insidie.